John Borno in tutti i sensi, John Borno alle 7 di mattina, ragazzi, John Borno. Io, raga, veramente sono disperato. Io approccio questo video in maniera disperata, veramente disperata. Allora, questa sera giocherà la Roma, sono molto fiducioso perché altro non posso fare, sono qui, devo guardare la Roma, sono fiducioso. Questa sera ci sarà Roma CSKA di Mosca e penso sia piuttosto inutile affermare che questa sera la Roma si gioca gran parte di passaggio di turno. Qualora la Roma non dovesse vincere, il passaggio si complicherebbe enormemente. Qualora la Roma dovesse addirittura andare a perdere in casa contro il CSKA a Mosca, probabilmente la Roma sarebbe con un piede e mezzo fuori dalla Champions League, perché il CSKA settimana scorsa ha fatto punti contro il Real Madrid, ha fatto 3 punti, quindi insomma la situazione si incasinerebbe. Io, ragazzi, sono disperato. Sono disperato. Io probabilmente se te lo chiamerò altro che pastore, ci serve un buon samaritano. Non lo so, ragazzi. Allora, ieri arriva la notizia che Pastore si è infortunato. Qualcuno dirà: beh, di sti tempi, insomma, non è che hai perso un grandissimo giocatore. Ti do pure ragione, perché comunque va detto che la Roma sta cercando un'identità di gioco. Però sono disperato perché, al di là di tutto, la Roma continua a vedere che non trova la quadra. Cioè, allora la domanda è sempre la stessa: questa sera come giocheremo con il 4-2-3-1? Ok, giocherà De Rossi finalmente, va bene. Che accompagnerà De Rossi? Probabilmente Nzonzì. L'unica coppia di mediani a due che possono stare lì dietro sono De Rossi e Nzonzì. Cioè, capite quanto diavolo noi siamo forzati lì dietro? Sulla tre quarti probabilmente ci sarà Cristante, sono molto curioso. Poi El Shaarawy. Per favore, Stefano El Shaarawy, per favore, torna ad essere quel giocatore. A parte che El Shaarawy oggi non può giocare perché affaticamento muscolare, salta l'Europa League, salta la Champions League. L'Europa League, io proprio, speriamo di no, insomma, speriamo che nessuno salti l'Europa, speriamo che nessuno faccia l'Europa League. Comunque, a parte gli scherzi, ma quali scherzi? Allora, El Shaarawy salta il match contro il CSKA Mosca, così pare. Oggi la notizia, anzi, stanotte la notizia era questa, ho fatto la scaletta, quindi era questa. Perotti è infortunato, quindi noi non abbiamo né El Shaarawy né Perotti. Signore, sulle fasce probabilmente avremo solamente Under e Kluivert. Non abbiamo alternative. Cioè, non abbiamo alternative. Io, ragazzi, sono disperato. Fra le altre cose, questa settimana, non so se l'avete notato, hanno segnato tutti i giocatori ex Roma. Come, guarda chi hai venduto. Ha segnato Salah, ha segnato con il Liverpool, ha segnato Rudiger con il Chelsea, ha segnato Uchan con l'Empoli, ha segnato Calabresi con il Bologna, ha segnato Marquinhos, se non sbaglio, con il Paris Saint-Germain. Hanno segnato tutti. Ho fatto un calcolo, ora nemmeno me li ricordo. Hanno fatto gol tipo 9 ex giocatori della Roma. Cioè, una cosa pazzesca, ragazzi. Veramente una cosa pazzesca. Mancava solo che il derby lo decidesse Nainggolan, che poi, fra l'altro, si è infortunato. Mi dispiace per lui. Cioè, veramente, ragazzi, una cosa pazzesca. Questa settimana mi hanno ricordato come tutti i giocatori che abbiamo venduto stanno facendo bene, stanno segnando, stanno decidendo le gare. Io sono disperato. Vedete cosa vuol dire disperato? Ecco, io sono disperato. Io sono molto fiducioso nella Roma. Continuo ad esserlo. Non potrei fare altrimenti, ragazzi. Non potrei fare altrimenti. Alla fine bisogna aspettare. Però va detto comunque che la Roma in questo momento si gioca tutto. Io penso che questa sera, ragazzi, è la sera decisiva, cioè non c'è altro. Questa sera, ragazzi, si decide tutto. Si decide tutto. Perché da una parte c'è Real Madrid che dovrebbe vincere, a meno che non continui a fare la pazza donna con il ciclo che perde qui e lì contro gli avversari più scarsi, vince solamente contro di noi. Grazie, Real Madrid. Però vedo una situazione veramente. Non lo so, cioè quello è il problema. Questa Roma mi ha abituato a poter vincere il derby e poi perdere in casa con la Spal. Cioè io sono pronto stasera a vincere 4, o addirittura vi dirò sono pronto stasera magari a perdere, spero di no, col CSKA Mosca e settimana prossima di vincere a Napoli. E ovviamente i napoletani diranno: ti è, ci mancherebbe altro. Però questa Roma è così, io non so che cosa aspettarmi. Io non so veramente che cosa aspettarmi, boh. Comunque, regà, l'appuntamento è rimandato a stasera per quanto riguarda la situazione Roma. Speriamo in bene, non lo so, vediamo un po', sono fiducioso, eh. Tanto altrimenti non posso fare. Vediamo, dovrebbero giocare Kluivert, Under, Dzeko. A centrocampo penso 4-2-3-1. Quindi Kluivert, Under e Pellegrini, Dzeko davanti, Nzonzì, De Rossi. I difensori per fortuna dovrebbero essere Manolas Fazio, a meno che Di Francesco non impazzisca e voglia rimettere Marcano vicino a Fazio e quindi gioco due spilungoni un'altra volta. A sinistra dovrebbe essere pronto Kolarov, finalmente. A destra Florenzi, in porta Orse. Orse, a Roma chi è Orse? Olsen. Boh, vediamo un po'. Vabbè, comunque fatemi sapere la vostra un commento qua sotto, ragazzi. Se vi piace, vi lascio un mi piace, un commento, un dislike, iscrivetevi al canale. Buongiorno a tutti. Buon caffè, tanto questa è l'ora del caffè. State a fare colazione, caffè, cappuccino. Mo faccio prima. Inizio a fare i video di mattina con il caffè. Così almeno, insomma, vi tengo compagnia. Fatemi sapere la vostra. Buon shalalalene, come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video. Oh, iscriviti al canale, iscriviti. Oppure fai come ti pare.
Datemi un buon samaritano, datemi un buon samaritano.